La situazione è purtroppo portata a livelli di gravità di incidenti. Siamo stati fermi 7 anni con questo progetto di sicurezza stradale e purtroppo drammaticamente i dati si stanno vedendo costantemente. Bisogna ripartire, il concetto di sicurezza stradale non è mai una battaglia vinta. La riforma del Rio delle Province e le risorse ridotte avevano costretto a rivedere i progetti sulla sicurezza stradale. Oggi però a Treviso si è tornati a lavorare in tal senso, coinvolgendo in primis gli studenti. La provincia di Treviso ha messo in piedi già quest'anno un progetto dedicato alle quinte, gli quinti anni delle scuole superiori. Durante gli incontri nelle scuole c'è un messaggio che il professor Biscaro lascia ogni volta ai ragazzi. L'incidente è vile. In una frazione di secondo si sviluppa, ti porta via la vita. È vile nel senso per due motivazioni fondamentali. È sempre nascosto dietro l'angolo e avviene quando meno te lo aspetti. L'incidente, i ragazzi che te lo posso raccontare, dicono sempre questo. Mi è successo in un attimo, prof, e tu cosa hai fatto? Prof, ho chiuso gli occhi e ho tirato i freni al massimo. Ecco, questo non funziona. Questo bisogna che veramente riusciamo a dare la strategia vincente ai ragazzi, che è quella di saper prevedere l'incidente, ma soprattutto al momento del pericolo saper fare delle manovre corrette. Nel campo scuola permanente di Mogliano si continua a fare lezioni ai più piccoli sin dalle scuole materne, perché i bambini non solo recepiscono immediatamente i messaggi che arrivano dagli adulti, ma li riportano poi in famiglia. Sono loro i primi che trasmettono poi in famiglia questi valori e per loro queste esperienze rimangono nei loro ricordi. Il progetto di educazione stradale nello spazio moglianese si è rafforzato con la nascita del corpo intercomunale di polizia locale, che coinvolge anche Casiere e Preganziola. Abbiamo allargato questo progetto anche alle scuole dei comuni appunto di Casiere e Preganziola e quindi ancora più ragazzini coinvolti e ancora più educazione stradale, perché è importantissimo rispettare le regole e saper come comportarsi per strada.